Secondo mistero della luce, le nozze di Cana, dal Vangelo. Ci fu un matrimonio a Cana, una città della Galilea. C'era anche la madre di Gesù e Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. A un certo punto mancò il vino. Allora la madre di Gesù gli dice: "Non hanno più vino." Risponde Gesù: "Donna, che vuoi da me? L'ora mia non è ancora giunta." La madre di lui dice ai servi: "Fate tutto quel che vi dirà." C'erano lì sei recipienti di pietra di circa 100 litri ciascuno. Gesù disse ai servi: "Riempiteli d'acqua." Essi li riempirono fino all'orlo. Poi Gesù disse loro: "Adesso prendetene un po' e portatelo ad assaggiare al capotavola." E lo portarono. Il capotavola assaggiò l'acqua che era diventata vino. Così Gesù fece il primo dei suoi segni miracolosi nella città di Cana in Galilea e manifestò la sua grandezza e i suoi discepoli credettero in lui. Da Maria ero presente a quelle nozze. C'era anche Gesù con i suoi discepoli. Mi davo da fare insieme alle altre donne. Il mio cuore era vicino a Gesù, mentre il mio sguardo non si allontanava dai commensali per scoprire ciò di cui potevano avere bisogno. Mi accorsi subito che il vino era finito. Intuii il disagio degli sposi e di tutti gli invitati quando se ne sarebbero accorti. Andai in fretta da Gesù e sai come andò a finire. Anche oggi il mio sguardo è sull'umanità. Gesù me l'ha affidata prima di morire, nella persona di Giovanni. Ecco tuo figlio, mi suonò come ecco i tuoi figli. Da quel giorno, anche ora nel regno dei cieli, la mia attenzione per voi è continua. Vi seguo passo passo nella vostra vita, soprattutto nelle vicende che vi fanno soffrire. Ogni vostra pena mi è presente e soffro con voi. Il mio cuore è sempre vicino al cuore divino di Gesù e a lui riverso le vostre ansie, i vostri affanni. Come quel giorno a Cana di Galilea, sussurro a Gesù ciò di cui avete bisogno. Molte volte non siete neppure voi a chiederlo, me ne accorgo da sola. Gesù mi ascolta sempre, anche se non lo meritate. A sua madre non può dire di no. Mi raccomando però di ascoltare anche voi ciò che dissi allora alle persone che servivano a tavola. Ve lo ripeto spesso all'orecchio, è importante. Fate tutto quello che vi dirà Gesù. Sì, per ottenere le grazie dovete dare retta ai suoi suggerimenti, ai consigli che vi fa sentire nell'anima e che io stessa sussurro nel vostro cuore. Ogni giorno ci sono nel mondo nuove situazioni di sangue e di violenza. Vedo che vi manca la pace, e non solo quella esterna, quella tra le nazioni. Vi manca la pace interiore. Vi aiuterò ad immergervi nella contemplazione del mistero di colui che è la nostra pace. Abbandonatevi a me. Fatemi rientrare nelle vostre famiglie insidiate da forze disgregatrici sulle quali voglio trionfare. C'è poca fede nelle vostre famiglie. Pace e famiglia sono le due parole che sto ripetendo a mio figlio e per le quali sto chiedendo un altro suo intervento miracoloso, come quel giorno. Non hanno più pace, hanno dimenticato la sacralità della famiglia. Con la trasformazione dell'acqua in vino quel giorno si aprì il cuore dei discepoli alla fede. Il Signore volle che fosse attraverso il mio intervento. Anche oggi permette che continui ad intervenire. Aiutatemi con le vostre preghiere.